Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Bentornati ragazzi sul mio fottutissimo canale. Bentornati in un nuovo episodio di Clay. Come avete visto nell'immagine, come avete visto anche nello smartphone che è apparso, diciamo, dal basso, come per magia, faremo una piega che ho fatto a una mia amica Allison. Grazie Allison per questa collaborazione, grazie anche a Dadice, caro figlio, per il make-up, grazie anche a Lorenzo Addari per la foto. Una grandissima collaborazione, quindi grazie ragazzi davvero. Quindi, tornando a noi, in questo episodio di Clay Hairdresser, so che vi sono mancato ragazzi, lo so. Però per questo io vi dico, per favore, seguitemi anche sugli altri social network, soprattutto Instagram, dove lì sono sempre presente con le cazzate, ma sono presente, quindi dateci un'occhiata, seguitemi anche lì. Seguimi su Instagram. Ora, tornando alle cose serie, che cosa stiamo facendo? Siamo partiti sempre dalle separazioni. Ho creato una sezione a cuoricino nella parte alta, nella sommità, che poi sarà il ciuffo. Infatti, se non ci avete fatto caso, stoppate, mandate indietro e guardate di nuovo, ok? Sono partito da basso verso l'alto con delle separazioni in orizzontali, utilizzando una spazzola, una round brush termica della marca che non vi dirò. Se volete date un'occhiata nella descrizione del video. E sto creando semplicemente una piega liscia, quindi mi sto preparando il capello per la lavorazione con l'arriccia capelli che farò successivamente, poi lo vedremo. E schere. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up. That was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Come avete visto, ho lavorato prima tutta la zona posteriore, poi mi sono spostato a laterale. Nella zona di connessione tra la zona laterale e quella posteriore non l'ho fatta prima, ma ho fatto prima la laterale e poi dopo vado a connettere con la parte posteriore. Questo mi facilita il lavoro. Poi ovviamente ci resterà l'ultima porzione di capelli superiore, che io me la sono lasciata per ultimo, quindi anche dopo aver lavorato i laterali. E creando un po' di volume con la spazzola vado poi successivamente ad utilizzare un roller, un bigodazzo. Wow. Medio grande, leggermente un po' più piccolo nella parte posteriore, un po' più grandi poi, come vedrete successivamente, nelle parti laterali e frontali. Una volta finito la piega in tutta quella porzione lì di capelli posteriore e laterale, mi sposto sulla sezione a cuoricino. Yes, because I love you guys, that's why. Vado ad applicare
un mousse volumizzante solo ed esclusivamente sulla base del capello, per dare un volume e per far sì anche che la piega duri. In questo caso a me non interessa, però su Alison abbiamo fatto delle foto, degli scatti anche in esterna, avevo bisogno che la piega durasse, quindi ho messo questa mousse che è fantastica. Anche i prodotti li troverete nella descrizione del video, quindi dateci un'occhiata. Yeah. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Whenever... Una volta finita tutta la piega, spazzo di phon, posso passare alla lavorazione con la riccia capelli, partendo dal laterale sinistro, creando delle separazioni in diagonale anteriore, diagonal forward, e vado ad avvolgere la porzione di capelli interessata sul ferro, aprendo praticamente il battente, la parte concava del ferro, e non chiudendola, ma se vi trovate bene più comodi a chiuderla, chiudetela. Io lo faccio, se ci avete fatto caso, sui capelli un po' più corti, quelli della zona posteriore della nuca, perché sono difficili da avvolgere senza chiudere il, insomma, il battente. Una volta finito tutto il laterale e la zona posteriore sinistra, passo anche e faccio lo stesso identico lavoro io nella zona destra. Poi semplicemente vado a smontare i miei bigodini e nel contempo vado anche a saldare la forma del lavoro che ho fatto prima con la riccia a capelli. Una volta finito poi tutto, una danza trap ci sta sempre. Scheri. Pettiniamo tutti i capelli, li smuoviamo, li pettiniamo, li spettiniamo, insomma fate un po' come cazzo vi pare. Io utilizzo un pettine che mi permette di non creare elettricità statica. Io li ho pettinati in maniera abbastanza controllata. Poi ho utilizzato anche un po' di finish, ovvio, quindi un po' di spray per far mantenere la piega. E that's it guys, il gioco è fatto. Io spero che questo fottutissimo tutorial ti sia piaciuto. Stay tuned guys, spero di ritornare a postare in maniera un po' più costante come facevo all'inizio. Purtroppo il PC mi ha abbandonato e quindi anyway, see you soon guys, I love you so much, bye. Woo!